Ciao a tutti, per questa puntata di Ribollito sono con Gianluca e siamo qua al fuoriluogo a Scandicci. Siamo a Scandicci, vero? Siamo meno. A Scandicci, sì. Più o meno che posto? Zona Vingone. Zona Vingone, ma la sai la via precisa? Piazza Bonarroti. Civico? Civico 3. 3, tu le sa tutte? Tutte. Ma oggi Gianluca farà la sfida con me, quindi andiamo a vedere qual è la specialità che ci cucineranno al fuoriluogo. Volentieri. Allora, sì, dai, si va? Si va, via. Eccoci qua, vai avanti te, vai, che io ho un po' paura. Ciao, io sono Duccio. Piacere Patrizio. E lui è Gianluca, che conoscete perché è un cliente fisso che mi sfiderà oggi qua al fuoriluogo. Siete pronti? Prontissimi. Lui è Patrizio e lui è Franco, non vi confondete, io ho già imparato. Allora, chi è che ci dice qualcosa del locale? Fuoriluogo, sì. Piace, cioè, originale. Noi siamo due sociari, sì, e siamo fuori luogo a Scandicci. Ah, è per questo? Abbiamo giocato con il nome per, sì, giocare anche sui piatti da proporre ai nostri clienti. Che non sono proprio tipicamente toscani. Esatto, abbiamo dicene qualcuno. La gricia, la matriciana, la fregola sarda, il maialetto sardo, i gnocchetti sardi, la cassora. Piatti comunque che qua si trovano difficilmente. Da quant'è che è aperto il fuoriluogo? Il fuoriluogo è aperto il 3 giugno del 2015. Un anno e poco più, via. Bene, vi siete lanciati ora ora. Qual è la specialità con cui sfiderò Gianluca allora? Immagino che sia qualcosa di sciociaro. Laziale. 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 La gricia. La gricia. Non altro che la matriciana che aspetta il pomodoro, come dice Franco. Quindi è una matriciana senza pomodoro, diciamo? Bianca. Bianca, grigia, insomma. Esatto, grigia, perché con il pepe prende un pochino le sembianze e il colore grigiastro. Quindi tu dici è una matriciana che aspetta il pomodoro. Fantastica questa definizione. Allora io sono proprio curioso di andare a vedere come si prepara questa matriciana mentre aspetta il pomodoro. Vai alla cipollina, Patrizio! Vada il robo! Oh, sei pazzo! Vada, va! Noi andiamo a brasare la cipolla. Sì. Poi aggiungiamo il guanciale o pancetta. Eccolo qui, ho fatto vedere adesso. Si sfuma con un pochino di vino bianco e si porta a cottura. Nel frattempo che cuociono gli spaghetti, noi riusciamo a fare anche la salsa. Sì. La base, perfetto. Abbondante per Gianluca. Bravo, ma le porzioni dovrebbero essere uguali in teoria, Patrizio. E allora noi abbondiamo anche per Duccio. No, basta. Mettiamo la cipolla e la lasciamo sfregolare nell'olio. Perfetto. In modo che si appassisce. Che bel colore, che bel colore. E nel frattempo andiamo a tagliare la cipolla. No. La pancetta, che si taglierà sempre a julienne. Falla forte. Cavolo, in un attimo sono la tagliate tutte. Nel frattempo giriamo anche gli spaghetti. A vederti così tu ne hai fatte di grigie. Qualcuna, via. E ora andiamo ad aggiungere la pancetta, che con il grasso della pancetta riusciamo a cuocere e a portare in cottura anche la cipolla. La cipolla. Quello che dà anche il sapore al piatto. Certo. Scusa, mi diverto sempre un po' a farlo. È più forte di me. Va benissimo. Andiamo con un po' di vino bianco, lasciamo evaporare il vino. Oh, si sente già un odorino micidiale, eh. E andiamo la pancetta e vino bianco insieme. E mettiamo un po' di acqua di cottura della pasta che dà un pochino per legare anche la salsa. Quella per la base è la ciliegina sulla torta. Esatto. E portiamo in cottura. Perfetto. Mamma mia, guarda che robina, ma qui siamo quasi pronti, Patrizio. Ci siamo quasi. Controlliamo anche la cottura degli spaghetti. Vedo l'ora. Vai, è pronta la pasta! È pronta la pasta! Grande Patrizio! Vale, ciccio, questo è il momento più bello, ragazzi! Quando la pasta incontra il sugo! Guardate che bellezza! Oh. Un pochino di pepe. Ah, eccolo, vedi, eh? Un pochino di parmigiano e abbondante pecorino romano. Ah, vedi c'era il pecorino romano, mi sembra strano. Guarda che bellezza! Guardate il spettacolo, guardate il sughino fenomenale. Oh.
sughino perfetto proprio. Deve essere non troppo livido, però neanche troppo asciutta. Esatto. Tac. Una spolverata di pepe. Colpettino di pepe, fammelo da me di là. Tac, tac. Vai, così ho fatto la cosa anch'io. E un pochino di pecorino romano. Fate spettacolo. Ecco qua. Questa è la vera gricia. E vai, Ale! Grandissimo! Bene, grazie. Ecco, metto anche un po' di vinello. Vi ricordo che se vinco non lo pago questo piatto, eh. Sei pronto, Gianluca? Prontissimo. Via! Vai, Gianluca, dai! Non ho molte chance. Il vingone domina. Vingone domina. Ma stracciato. Guardate quando sono rimasto io. Comunque fenomenale. Cioè, incredibile, un piatto così semplice. Grazie. Che sia sul piano di sapore. Si poteva toccare? Sì, perché? No, scusi, che cos'è? Questo è impasto di soia. Ecco, perché a fuori luogo fate anche pizzeria, anche la pizza. Sì, facciamo la pizza. Con impasti diversi. Quattro impasti tutte le sere, integrale, multicereale, bianco tutte le sere. E poi segna. A girare soia, farro, grano saraceno, carbone attivo e canapa. Ecco. Chiedete quando arrivate qui la sera. È l'unico sistema, perché anche io me ne sono scordato. Allora, venite a trovarli qua al fuori luogo, fanno anche la pizza, fanno anche la carne, sono fantastici. Complimenti a Gianluca. Grazie. A proposito, io ti devo pagare il piatto. Grazie. Dammi il resto. E ringrazio anche Francesco, Luca, il grande pizzaiolo del fuori luogo, e ovviamente Patrizio. Franco se n'è andato, vabbè, ma tanto ritornerà. Venite a trovarli qua a Scandicci, al fuori luogo. Grazie. Sono forti sti ragazzi.